vittoria era saper delimitare l'altra. Io da pugliese ho dovuto delimitare una pugliese. In due settimane ho imparato un nei la fine del mondo, però è andata bene, c'è stata l'ironia, il divertimento, poi la tua pensiero, spesso si dice che le donne insieme non facciamo le nostre, non è, ma invece no, è stato ecco, solidale, è stata una gara. Allora, bambine cattive al Teatro dei Sacri, domani 19 lunedì, è un gruppo fantastico, capeggiato da Giulia Ricciardi, che ha avuto il merito di unire un po' di donne comiche, perché non è vero che la comicità non appartiene alle donne. Noi siamo bambine cattive, perché come dice lei, giro ottimismo in compagnia, perché poi l'età non importa, no? Diciamo sempre che una donna a 20 anni ha tutta la vita davanti. Una donna a 40 la vita ce l'ho un po' sparpagliata dappertutto, però va bene uguale. E siamo anche ad aprile, il 2, 16 e 30 aprile, sempre al Teatro dei Sacri, con le bambine cattive favolose, Nadia Perciabosco, Barbara, per citare un po' le mie amiche, e Laura Di Marchi, Loredana De Paola, che le devo ricordare tutte, se no è una tragedia, qualcuno mi sfugge, però mi perdonerà, e siamo un gran gruppo. Il 21 debutto con Affetti Collaterali al Teatro dei Sacri, dal 21 marzo al 1 aprile, Affetti Collaterali, da un'idea fissa mia, è scritto e diretto registicamente sempre dalla mia amica Giulia Ricciardi, ed è un confronto con la quale ogni donna può lavorare nella sua vita, si ritrova, che è lo psicologo, lo psicanalista, queste confidenze, queste... Spesso sono gli uomini che ci portano.